La conferenza del 2012 si tiene quest'anno a Bologna, una 3 giorni che ha visto la partecipazione di oltre 220 persone da tutta Italia, circa il 90% dei centri di servizi. Per noi di CSV.net è una conferenza molto importante perché è la prima dopo il cambiamento della governance avvenuta nel mese di ottobre con il rinnovo degli organi sociali. Una conferenza che si inserisce all'interno di quella che ormai si definisce non solo una crisi finanziaria e economica, ma anche una crisi di senso del nostro paese. E i centri di servizio appunto si mettono al servizio, soprattutto anche perché attraverso il volontariato si possa ridare senso a quella frontiera dei territori che è il titolo della nostra conferenza. I territori è il luogo di incontro del volontariato con i bisogni, il luogo di incontro dove bisogna fare nuova forma di cittadinanza e soprattutto dove noi, sistema dei centri di servizio, dobbiamo sperimentare le sfide del futuro. A distanza quindi di oltre 10 anni dalla nostra Costituzione ci aspetta una sfida nuova, dove il problema è un cambio anche di atteggiamento culturale, di innovazione, di sviluppo anche di nuovi servizi, e qui ci confrontiamo appunto con la rete dei centri di servizio ascoltando anche quello che arriva appunto dai territori. Le migliori pratiche dei centri di servizio, è la prima volta che CSV.net mette a disposizione quello che abbiamo definito un catalogo di oltre 220 buone prassi di tutti i centri di servizio in Italia, è un confronto con le altre culture come questa mattina di sabato con testimoni della Grecia e della appunto Tunisia, perché il mondo dei centri di servizio è un mondo che guarda anche al Mediterraneo. Cerchiamo a 360 gradi di porci le domande di quello che è la sfida oggi del volontariato e di come i centri di servizio possono supportare questa sfida per il futuro. In modo particolare l'attenzione è rivolta anche al rinnovato accordo e patto col sistema delle fondazioni bancarie che sono i nostri finanziatori e con il quale appunto è in corso un lavoro della rinnovata fiducia di quello che saranno appunto i prossimi passi. Come direttore di CSV.net io sono molto fiducioso che i centri di servizio hanno già raccolto la sfida della, chiamiamola così, riduzione anche dei costi della gestione sempre a favore del mondo del volontariato, di quello di essere sempre maggiori efficienti e efficaci, e con questo rinnovato ottimismo noi ci portiamo avanti per quello che saranno le sfide del prossimo triennio della nuova governance di CSV.net.